primo elemento è la canottiera rossa di salvataggio, il secondo è il fischio ed il terzo il cannocchiale. Sono Alessandro e faccio il bagnino. Ho scelto la canottiera rossa di salvataggio come primo elemento in quanto è l'elemento che contraddistingue la mia professione, perché mi permette di essere sempre e comunque riconoscibile in mezzo a tutta la gente. Il fischio è secondo me molto importante perché mi permette di prevenire qualunque tipo di intervento. Sì, è vero che il mio lavoro si tratta di sorvegliare e nel caso intervenire quando una persona è in difficoltà in acqua, però il fischio, emettendo un suono assordante e improvviso, mi permette di attirare l'attenzione anche di magari un bagnante che può essere in difficoltà a mio modo di vedere e farlo rientrare. Il terzo elemento invece è il cannocchiale, perché mi permette comunque dalla spiaggia di avere una vista acuta fino ai circa 200 metri dalla costa, e permettendomi quindi di essere attento a tutte le persone che sono in mare, anche quelle che si trovano a fare il bagno molto a largo. Ti puoi trovare in situazioni dove anche la gente intorno a te non riesce minimamente a mantenere la calma, perché si potrebbero essere in situazioni di pericolo, mentre tu devi riuscire a mantenere sempre e comunque il sangue freddo, proprio da trasmettere sicurezza anche agli altri e anche alla persona che magari devi andare a salvare. È molto importante la professionalità e l'essere sempre pronto a tutto. Devi affrontare dei corsi di specializzazione molto precisi, tra i quali, oltre al nuoto e al saper remare con il patino, c'è anche il primo soccorso e da alcuni anni a questa parte anche addirittura l'uso del defibrillatore in caso di primo soccorso, che sono degli elementi che possono valere la vita o la morte della persona che hai tirato fuori dall'acqua. Essendo un lavoro con cui hai prettamente a che fare con il turismo, è bene che il cliente si senta quasi a casa, conosca bene il bagnino, di modo che si senta sicuro al 100% di poter andare in acqua piuttosto che fare qualunque altra attività.